Il mio maestro di sceneggiatura, Ugo Pirro, scrittore, sceneggiatore, vincitore di premio Oscar con Il giardino dei finzi contini e Indagine su un cittadino di ogni sospetto, mi spiegò che ci sono tre cose fondamentali da tenere a mente quando si scrive una scena di dialogato. La prima è il punto di vista dei personaggi. L'autore, lo sceneggiatore, deve stare dalla parte di tutti e due i personaggi. Raccontargli, spiegargli, capire la visione del mondo della quale loro sono portatori e quindi immedesimarsi. Se scegli un personaggio a scapito di un altro, stai dimenticando il suo punto di vista e allora in realtà non è un dialogo quello che stai scrivendo, ma un finto monologo. La seconda cosa che consigliava Ugo era quella di capire quanto il punto di vista che tu hai assegnato a ciascuno dei tuoi personaggi, lui usava la paroletta magica, funzionasse. Mi spiego, lui entra, è stanco dopo una giornata di lavoro, di cattivo umore, lei lo ha atteso in casa, si è fatta carina, è sorridente, si avvicina, vorrebbe magari fare l'amore, lui la manda al diavolo perché sta in un'altra situazione mentale, lei si chiude al riccio. Scrivete questa scena, potrebbe essere venuta bene, potrebbe essere venuta male. Se è venuta male non funziona, Ugo Pirro aveva un consiglio semplicissimo ma assolutamente geniale. Rovesciate la situazione, invertite i ruoli. Lui entra contento, felice dopo un bel successo sul lavoro. Lei invece è a casa che lo attende, triste, ingrugnita perché per tutto il giorno ha aspettato come una casalinga, spenta, non ha più lavoro, non ha più pulsioni, non ha più sentimenti. Quando lui le si avvicina, carino, sorridente, lei si chiude e lo respinge e lui a questo punto si arrabbia. Oppure ci insiste ancora, oppure lei non si chiude. Ci sono una serie di infinite varianti, ma quello che conta è che funzionino. Pensate per esempio Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, vive l'intero film, che fu considerato dagli americani un film rivoluzionario e geniale, su questa intuizione. L'uomo pagato per reprimere il crimine, cioè in realtà il poliziotto, è l'autore del crimine stesso. E questo è, se ci pensate, un rovesciamento, esattamente la situazione che noi non ci aspetteremmo di trovare. Bene, quando siete convinti di una scena, ricordate che quasi mai è la prima che avete scritto, ma non è quasi mai, anzi non è mai la quindicesima, la sedicesima o la diciassettesima. In altri termini, non stressate il vostro lavoro, cercate di capire quando è il momento di fermarvi, perché il perfezionismo ricade in quel vecchio detto il meglio è nemico del bene, cioè state esagerando e quindi state rovinando il vostro lavoro. La terza e ultima indicazione assolutamente fondamentale è tenete presente che maggiore è il tasso di conflitto che avete in un dialogo e migliore è la sua riuscita. Per conflitto io non intendo il battibecco, cioè due persone che litigano come comari o che evidenziano i loro tic, le loro piccole e meschine problematiche che a nessuno interessa, ma la capacità di mettere in scena le opposte visioni del mondo delle quali i vostri personaggi sono portatori e di farlo non enunciando o denunciando la visione del mondo. Io penso questo, io penso quest'altro, ma facendole vivere attraverso le parole, le azioni, il dialogo, la capacità che hanno di dirsi delle cose importanti che riguardano se stessi ma che non sono il manifesto politico di come io la penso, perché altrimenti non state scrivendo un film o una fiction ma state scrivendo un saggio o un articolo per un giornale. A quel punto vi verrà spontaneo, vi verrà naturale scegliere secondo il tipo di genere che state sceneggiando, se è commedia, se è dramma, se è noir, il linguaggio adatto al personaggio. Ed è un linguaggio che non dovrete mai dimenticare. Quando io vi dicevo scegliete il punto di vista e sappiate che dovete rappresentare il punto di vista di entrambi i personaggi, devo aggiungere che mentre lo rappresentate dovete dimenticare la vostra lingua e aderire, ma veramente come una sogliola, alla lingua del personaggio. Perciò sarà una lingua brillante se è un personaggio di commedia, sarà una lingua secca, precisa, chirurgica se siamo in ambito di noir o di poliziesco. E se poi volete rischiare, correre la sfida impossibile che per esempio il grande romanziere Cormac McCarthy ha adottato nella sceneggiatura del film The Counselor di Ridley Scott,
Allora, dimenticate tutto quello che vi ho detto finora, scegliete dichiaratamente la metafisica del dialogo e fate parlare i vostri personaggi come se foste voi a parlare, ma fateli parlare in modo totalmente decontestualizzato e antagonista rispetto a loro stessi. Avrete quindi dei banditi che ragionano come dei filosofi e dei filosofi che fanno pernacchie e che hanno un linguaggio basic come se non avessero mai studiato. E anche quella può essere una sfida affascinante. Thank you.